Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi sono qui per parlarvi di un tema di grandissima attualità. Parleremo dell'innalzamento dell'età pensionabile. Questo è quello che sta accadendo, molta gente è già stata lesa dall'innalzamento dell'età pensionabile, c'è gente che doveva andare prima in pensione, sta andando dopo, le nuove generazioni andranno dopo ancora e molto probabilmente ci sarà gente che non andrà proprio in pensione. Ecco, questo innalzare la soglia dell'età pensionabile è un qualche cosa, come sta avvenendo ora, che va al di fuori delle regole, un qualche cosa che viola il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Noi abbiamo l'articolo 3 della Costituzione che dice che tutti gli italiani sono e uguali davanti alla legge. Vi è in Italia pari dignità sociale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado un anno in pensione dopo di te, tu che sei andato un anno in pensione prima, in questo caso nei miei confronti sei stato un privilegiato. Per cui, stando alla nostra Costituzione, al principio di uguaglianza, tu che sei andato un anno in pensione prima dovresti a questo punto rinunciare a un anno di pensione, ovvero la pensione di chi è già andato in pensione prima dovrebbe venire congelata un anno. Quella persona lì non dovrebbe prendere la pensione per un anno, oppure gliela si diminuisce per 2 anni, gliela si dimezza per 2 anni, mettetela come volete, però non bisogna creare delle disparità sociali che andrebbero contro il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Per cui se una nuova generazione, se persone di un'altra età vengono discriminati nei confronti di persone più anziane, questo è un ledere il principio di uguaglianza della Costituzione, perché in base alla nostra data di nascita non possiamo essere discriminati, la data di nascita non è un fattore discriminante. Per cui nel caso dell'innalzamento dell'età pensionabile devono essere colpiti tutti in uguale misura. Ma queste cose qui che stanno accadendo, il mondo è fatto in categorie, ogni società è un gruppo e qualsiasi gruppo è un qualche cosa, una cricca, vogliamo dirlo, possiamo mettere in questo piano qua, che cerca di trarre un profitto a se stesso sempre ai danni di qualcun altro. Noi stiamo assistendo, io parlo alle nuove generazioni, anche quelle più giovani di me, stanno assistendo a un qualche cosa che è un rubare collettivo da parte di generazioni che sono stati solo quelli della mia età e sono anche i nostri genitori, quelli che hanno comandato, un rubare collettivo. Se sempre cercato di rubare, quando oramai hai rubato tutto, non sai più cosa inventarti. Quando oramai hai rubato tutto, non c'è più da rubarti, dove rubi? E si sono inventati il sistema, lo stratagemma di rubare a quelli che ancora devono nascere, per cui si crea il debito pubblico è prendere un qualche cosa di più, vivere al di sopra delle proprie possibilità e lasciare peso agli eredi, a chi magari non c'è ancora. E anche in questo caso qui, il caso delle pensioni, noi siamo in un paese dove ci sono privilegiati, c'è gente che ha di più di quello che dovrebbe avere, sono dei privilegiati che non vogliono mollare l'osso, e questo peso su chi cade? Chi è che rinuncia? Rinunceranno quelli che verranno. È il cosiddetto sbattersene gli zebedei a discapito di chi io neanche posso guardare in faccia, perché magari quella faccia lì per il momento non esiste nemmeno. Per cui io dico, nel caso in cui si voglia alzare l'età pensionabile, chi è che devono pagare? Se l'articolo 3 della Costituzione è molto chiaro, siamo tutti uguali davanti alla legge, vi è pari dignità sociale, per cui tutti dobbiamo pagare il prezzo che consiste questo alzare l'età pensionabile. Per cui chi è già andato in pensione, abbiamo alzato l'età pensionabile, non so, di 1 o 2 anni, chi ha già preso la pensione 1 o 2 anni prima rispetto all'età pensionabile di chi vive adesso, dovrà rinunciare 1 o 2 anni. Poi vediamo dopo sti cazzi se questa gente qui, perché sono ancora a comandare nelle istituzioni, non è che c'è i giovani, sì, voi vedete Renzi, queste persone, quelli è un paravento, ci sono ancora i soliti baccucconi, i soliti parrucconi, i soliti privilegiati che si vogliono arrogare un diritto a sbaffo di chi verrà. Questo non è giusto.
Un'altra osservazione che io voglio fare: noi viviamo all'interno di una comunità che è la comunità europea, un bellissimo collettivo, però noi possiamo utilizzare dei bug, ovvero dei buchi a livello, non so neanche dei buchi a livello legislativo, è il legislatore che ha la cosiddetta testa di puntini puntini e non è in grado lui di formulare delle norme, delle regole che siano sensate, sfruttando proprio il fatto che il legislatore e i nostri politici, politici europei, firmano fa carte che non ci capiscono neanche quello che c'è scritto. Possiamo sfruttare questo fatto e andare a trovare dei cavilli, delle sistemazioni per poter andare anche noi in pensione prima. Per cui a livello legislativo io vi do un suggerimento per coloro che dovrebbero andare in pensione, ancora non vanno in pensione perché purtroppo l'asticella del salto in alto viene sempre spostata più in alto. Io vi svelo un trucco di questo tipo qua, e fate girare parola, è un trucco che vi permetterà di andare in pensione prima, e tutto in maniera molto regolare. In Europa, come al solito, l'età pensionabile non è uniforme, ci sono paesi che vanno in pensione prima, ci sono anche paesi che vanno in pensione dopo. La stessa cosa è anche successa per l'aliquota IVA. Ci sono dei paesi che hanno l'aliquota IVA più alta, più bassa, in base all'articolo, non vi è uniformità. È strano perché all'interno di un'area di libero scambio, dove anche il mercato del lavoro è libero, dove ci si può muovere liberamente persone e merce, verrebbe a logico, tu prendi anche una persona che è poco istruita, che non è andata a scuola, che non ha una grande visione d'insieme, così, però ti direbbe a suo dire che in un'area di libero scambio, in un'area omogenea, le regole dovrebbero essere uguali. Purtroppo non è così, sono cazzi loro perché hanno loro firmato regole differenti, il legislatore di ogni stato ha fatto come voleva, come poteva e come gli è parso anche più consono, per cui noi possiamo utilizzare questo sistema che non è uniforme. Io vi faccio un esempio: una persona che nasce, vi dico, che ne so, in Francia, lui viene a vivere in Italia, lavora in Italia, arrivato a 66-67 anni, adesso non so esattamente, dipende anche dalla casistica, dagli anni contribuiti e tutto quanto, quando viene il momento di andare in pensione in Italia, lui andrà in pensione stando come lavoratore in Italia, stando persona che ha versato i contributi in Italia, alla nostra legislazione italiana. Lo stesso l'italiano che vive a Londra, non è che gli dicono tu sei italiano, tu vai a Londra a lavorare, tu non ti diamo la pensione, tu la prendi dopo perché sei italiano. No, quando è il tuo momento di andare in pensione ti danno la pensione perché la legislazione di quel posto, tu hai raggiunto i requisiti in quel posto lì, vai in pensione. In questo caso qui, nel caso dei lavoratori stranieri, se hanno lavorato in patria, se hanno lavorato in altri più paesi europei, si fa il calcolo pensionistico tenendo conto anche delle quote lavorative in termini di anni lavorativi, di mesi lavorativi, mensilità e contributi versati a livello europeo. Tu hai lavorato, che ne so, 3 anni in Italia, 20 anni in Germania, 5 di qua, 5 di lì, si fa il calcolo, contribuire di partito a livello di paese europeo. Questo è un calcolo giusto, molto ponderato, però che non quadra il fatto che si possa andare prima o dopo in pensione a seconda di dove tu stai lavorando all'interno di un'area Schengen europea di libero scambio e circolazione delle persone. Il trucco che vi dico io: se voi vi manca per andare a pensione quei 4-5 anni perché vi hanno alzato l'asticella, potete seguire questo consiglio qui molto semplice. A 61 anni e 11 mesi vi mettete in aspettativa dal lavoro, vi sospendete, non perdete il posto di lavoro. Nel caso non riuscite, nell'intento di ciò che vi sto suggerendo io, a prendere la pensione, comunque il posto di lavoro vi viene mantenuto. Prendete, andate in Lettonia, dove in Lettonia a 62 anni si va in pensione, vi fate assumere anche solo in un bar, anche solo a vendere dei fiori, un mese, lavorate un mese, al raggiungimento di 62 anni, se avete raggiunto l'età pensionabile, e lì vi arriva la pensione, vi mettete in pensione. E così
fate chiaramente, arrivate a quando arrivate in Lettonia, dovete fare la residenza lì, che è puramente per i cittadini dell'Unione Europea, o anche Malta. A Malta addirittura le donne vanno a pensione anche prima. Quando vi trasferite, fate la residenza lì. In Lettonia per prendere la residenza ci vuole una settimana. Lavorate quei 15 giorni, un mese, fate il vostro versamento, saranno, ve lo farà il vostro titolare, il vostro datore di lavoro, oppure potete fare anche come attività privata. Raggiunta l'età pensionabile 62 anni, voi andate in pensione, prendete la vostra pensione in Lettone. Chiaramente il 99,9% del vostro contributivo sarà tutto, presumo, a carico in Italia, se avete lavorato in Italia, e quello è ciò che percepirete, una pensione a 62 anni a sbaffo, e nessuno vi può dire niente, perché è come dire, se tu vai a prendere un gelato, prendi la macchina, vai all'estero, un altro peso, prendi un gelato e lo paghi il 2% in meno di aliquota IVA sul gelato, e non è che ti possono dire tu stai evadendo, tu stai facendo qualche gavola. È scemo il legislatore a livello europeo che non ha uniformato delle regole, non ci sono delle convenzioni ben precise che creano un sistema di uguaglianza a livello europeo, per cui chi si vede sempre alzata questa asticella dell'età pensionabile, il consiglio che do io, studiatevi un po' i vostri dove vi è più consono spostarvi, è l'ultimo mese di lavorativo, andate a farlo dove l'età pensionabile è prima, percepirete la pensione prima, il calcolo sarà sempre quello contributivo, terrà conto, adesso ci sono dei modelli europei, dovete comunque basarvi su un commercialista estero, un professor, più che un commercialista è un consulente del lavoro che vi faccia il calcolo, questi centri ci sono in tutta Europa, a volte non costano proprio nulla, e chiedete la pensione in un altro paese europeo estero. Così a questi parrucconi, gente dell'altra generazione che cercano di babbarvi a voi, di turlupinarvi, saranno loro stessi fregati, saranno lì che... Perché cos'è il problema? Anche questo, che il legislatore, chi è? L'organo legislativo del paese è il Parlamento, il legislatore è una classe privilegiata, loro vanno già in pensione prima. Volendo vedere sempre nell'ambito dell'uguaglianza sociale, anche loro dovrebbero andare in pensione come tutti gli altri, però loro rappresentano una casta, una classe privilegiata, come lo è anche il nostro organo costituzionale, perché sono anche loro dei parrucconi che svolgono questo adempimento come secondo lavoro, loro sono i primi che hanno pensioni d'oro e sono a livello più alto della classe sociale, per cui questa gente qui non farà mai delle regole che ledano loro stessi. In teoria tutta questa gente qui dovrebbe rinunciare a un qualche cosa a beneficio della collettività, e gli altri dovrebbero continuare ad andare in pensione a 62-63 anni. Cosa mi significa mandare uno in pensione a 70 anni, perché questo che andrà a finire, quando ci sono i disoccupati che non trovano posto di lavoro? Un legislatore onesto direbbe: io rinuncio un po' al mio, abbasso gli emolumenti, i privilegi, mi tolgo dai coglioni tutto quella marmaglia, i parassiti della società che dentro nelle ASL, nelle comunità montane, riduco tutto al minimo, da 5.000 euro che prende questa gente qui, questi parassiti, ho detto una cifra ma anche molto di più, gliela abbasso a 1.000 euro, rinunciamo tutti a rubare e ognuno si prende quello che è giusto, a questo punto tutti potremmo andare in pensione come si è sempre andato, non vecchi e bacucchi del tutto. Il problema è che c'è molto egoismo, non vogliono mollare l'osso, questi qui che hanno l'osso dalla loro parte non lo vogliono mollare, e fanno sì che a rinunciare sia sempre quello che è nella situazione più difficile. Non rinuncerà mai il privilegiato, perché il privilegiato, lui ha il potere, è lui che decide chi è che deve rinunciare, e il privilegiato non darà mai disposizione alla sua categoria di rinunciare a qualche cosa, ma dirà: ma qui adesso i soldi delle pensioni non bastano più, o qui la prendiamo in quel posto e saltiamo, noi ci dobbiamo
autoabbassare gli emolumenti, rinunciare a qualche cosa, la nostra pensione d'oro, oppure tutti quanti il popolo, la gente comune rinunci a un qualche cosa. Il discorso è questo: o i privilegiati rinunciano a tanto, che il loro privilegio è rinunciare a tantissimo, oppure la gente comune rinuncia a quei 2-3 anni di età pensionabile. Ecco, questo è un po' quello che volevo dirvi. Se ci sono dei commenti, fate pure, meditate su quello che vi ho detto e ci sentiamo alla prossima. Qui è tutto, Andrea Bruno, l'opinionista del web. Ciao a tutti.